Emanuele Levinas, come se fosse paradigma del maestro. No, vabbè, Levinas va bene. Poi? Comunque la domanda riguarda questa delega in pratica. Gli ebrei citano Levinas e Spinoza in questo momento, in Israele. Ho capito, ho capito. Altan. Sì, sì. Va bene. Va bene. Sì, sì, fare loro, no? Rispettiamo. Rispettiamo, no? Allora, a questo punto la domanda potrebbe essere questa. Qual era l'aspetto interessante dello statuto di allievo? Sì. Siamo un allievo senza allevamento. L'allievo, l'allievo. Non si alimenta l'allievo? L'importante è che si alimenti senza gonfiarsi. Senza gonfiarsi, no? Allora, passiamo a... Chi passiamo? All'ingegnere, no? Ingegnere... Quale ingegnere? Ecco, quale ingegnere? Per Orati, per Orati. Sentendo anche la questione della sostanza in Spinoza. Spinoza? Spinoza. Spinoza? È lì, è olandese. Chi lo sa? Un po' lei. Come si pronuncia? Non so, mi pare si dice Spinoza, ma o la Z. Però no, non sono sicuro. Chiederò a qualche amico olandese. Spinoza. Sembra spagnolo. Vabbè, comunque... dicevo appunto... Lei lo fa spagnolo, lo fa diventare... Spinoza, no. C'è Spinoza... Ma sì, perché... Infatti Spinoza poi diventa Spinoza come cognome in Italia, attraverso la Spagna, perché è una famiglia di ebrei. Quindi Spinoza c'è a Napoli, Antonio Spinoza per esempio, Spinoza che, con la S, che non sono più ebrei, no? Il cognome comunque era quello. Poi il cognome non so dove, non ho in fatto modo, una indagine sui nomi. Era sempre l'impero di Carlo V, insomma. Che fosse tanto lontano. Allora mi sono chiesto se in questa questione della sostanza sia ancora la questione, questa diciamo sottostanza, questa questione della caverna di Platone. Cioè la caverna, anche gli schiavi di Aristotele non hanno volontà, sembrano sempre nella caverna. Insomma, mi chiedevo insomma se la sostanza sia un po' questo che ritorna anche. No, ma c'è un'altra questione, la volontà, la voluntas di. Questa voluntas, la voluntas, senza libero arbitrio, senza libertà. La libertà per Spinoza, anche se lui ne parla in questa, però c'è determinismo assoluto. Questa voluntas non è da intendere come il punto di uno di ciascuno, è la voluntas di ognuno, ognuno. Quale volontà sottostà? Quella della punizione di morte. E allora è qui che per quanto Lacan abbia letto poco di filosofia, però lui è affascinato da Spinoza e quindi dalla volontà al desiderio, desiderio dell'altro. Però ieri questa cosa qui l'ho svolta in maniera quasi brillante, quasi. Sì. E anche perché Vico ha bisogno È più quasi che brillante. No, più brillante. Allora. Che bisogno, come dire, Vico ha bisogno di ricorrere al mito per definire i politici poeti, no? Perché ha bisogno di questo giro? Vico è una cosa... No, perché ha bisogno di questo giro? Vico è indipendente, veramente. È la libertà, cioè, no, in nessun modo può essere chiamato come nel quadro dell'illuminismo, o contemporaneo, niente, l'illuminismo è tributario dell'ideologia della riforma, quindi è per lui l'ideologia della riforma, è la nuova filosofia, sono i nuovi filosofi, questo... Renato delle carte, questo Renato delle carte, che per Vico è questo Renato delle carte, che è un novus filosofus, insomma,
crede nell'evidenza. L'evidenza che è la, il principio della, della, dell'esorcismo, no? Cioè come credere nella magia. L'evidenza è ciò che risponde perfettamente a un principio, che è ciò che è conforme. Ciò che è conforme è una convenzione. Allora. Però dicevo che in pratica, a parte lei, nessuno si azzarderebbe a definire o a rileggere questi termini, i poeti, i politici come poeti, insomma, proprio dovuto al fatto che vengano apparentemente riscaraventati nella, sì, questa, in questo quello, mito. Quello che dico io è che se un politico, se non, il dispositivo poetico e il dispositivo pragmatico e la prelude al dispositivo politico. Però, però leggendo l'invico uno dice no, ma la nostra elaborazione, di altro, la nostra elaborazione è umilmente molto avanzata, quindi ci si renderà conto di queste cose tra alcuni decenni, a meno che voi non decidiate di scrivere. Allora è qui la questione di dell'allievo che allievo che scriva allievo che non scrive non è allievo. Allora Gianna scrive, lei scrive delle belle cose lei, e che un giorno o l'altro le leggeremo, no? E diventano libro, così che avviene. Ha scritto persino Cassandrelli. Cassandrelli, lui si è limitato a venire solo a qualche presentazione al Circo della Stampa. Era consulente, l'abbiamo chiamato come consulente della Deloitte 25 anni fa per fare una revisione, è stato con noi 15 giorni, basta. Poi dopo è venuto al Circo della Stampa ogni tanto quando c'era presentazione di libro. E lui si è, dico, ma lei che a un certo punto parlavamo, vedevo che era un po'. Che aveva un po' di ironia, dico, ma è strano, per un ragioniere, per un revisore, cosa. Vedevo che aveva un altro registro, insolito per un ragioniere, un altro registro, no, con tutto il rispetto, no, ma non era il mestiere suo ordinario del ragioniere e del revisore, ordinario, c'era un altro registro. Allora dico, ma scusi, provi, no, scrive degli aneddoti che magari sono sorte man mano, no, lungo l'esperienza. No? Questo era. Quindi non è venuto a sentire mai. Prego. Allora chi è che ha fatto. Però io mi sono trovato, mi sono lasciato indurre a rispondere così. In questo modo io non posso proseguire il master. Mi sono lasciato indurre rispondere così, alla spicciolata. Invece di stare zitto e prendere nota e poi dire le cose importanti, invece mi sono lasciato indurre proprio. Allora qualche domanda? Ecco, una domanda, ecco. Vediamo così, almeno c'è una domanda. Nella conferenza del 25 marzo 2006, l'auditorium, lei dice che non sarà mai il discorso politico ad indicare quale sarà l'avvenire e il discorso politico è senza auditorium. Quindi se poteva magari mettere in relazione la politica intellettuale, che non è la politica bestiale come diceva Machiavelli, con il discorso politico. Cioè quale relazione può esistere tra le due cose, se può esserci relazione. Ok, che è un modo di riformulare la domanda di ieri. Sì. Volevo chiederle se in politica l'apparenza equivale alla sostanza.
trasparenza, sì, la trans, bisogna che diventi, questa apparenza diventi trans. Trasparenza. Che è ciò che è... Esatto. Allora, va bene. Sì? Prego, prego. A parte le mitologie sulla donna in politica, Cecilia Sarkozy costituisce... Cecilia Sarkozy, la moglie di Sarkozy. Ma io non è che stia interessando adesso la saga... Non è una saga. Cioè in Francia, siccome adesso questo Sarkozy, Nicolas Premier, no, ha un potere enorme, enorme, una stragrande maggioranza in Parlamento, una, e lì ha un gusto del potere enorme lui stesso, e la Francia gli consente questo, la Costituzione gli consente un potere enorme, perché De Gaulle ha fatto una Costituzione dove, dove il Presidente è un po' dittatore, e può stabilire leggi, tante leggi, modificarle. C'è un favore popolare enorme, è arrivato oltre il 70% di consenso. È idolatrato dalla sinistra adesso. Quindi, sì, sì, certamente, perché, perché anche la sinistra è molto affascinata, e molti della sinistra sono andati a lavorare con lui, Kouchner, Jacques Lang e molti altri, molti altri. Sì, però questo io da lontano, E allora, no, allora c'è sempre la saga, tutto quello che appartiene al potere costituito, sacrale, e in Francia subisce la saga. Io mi ricordo una figura mediocre come Giscard d'Estaing, era cioè, se ne parlava all'Elysée, invité à l'Elysée, oh, du côté de l'Elysée, les proches de l'Elysée, oh, cioè chi aveva il fil direct avec l'Elysée, cioè, una cosa, cioè... Una cosa incredibile, cioè, ed era appena una figura mediocre, come non era un furbissimo come Mitterrand. Che ha fatto tutto quello che ha voluto, dall'omicidio a tutto il resto, cioè, tutto poi provato dopo la morte. Ma questo non ha diminuito la sua grandezza, l'ha innalzata ancora di più. Perché dice, vabbè, almeno lui, uno, ha fatto quello che tutti i francesi volevano fare. Cioè, quindi dice, almeno uno ha incarnato questa cosa che ogni francese desiderava per sé. Siccome per sé non è possibile, l'ha vista rappresentata in uno. Quindi significa che i francesi, no, sarebbero tutti quanti virtualmente pazzi, no? Allora basta che sia uno solo che rappresenti la pazzia per tutti. Detto la cosa alla maniera di Machiavelli. Giusto. Poi loro hanno un fascino per Machiavelli che è pazzesco, questo numero speciale che hanno fatto su Machiavelli del Nouvelle sur la Terre è una nullità assoluta. Fascino enorme. Anche la sinistra italiana comunque è affascinata da Sarkozy, da questa nuova tendenza dirigista. Sì, sì. Va bene, poi se interessano a Cecilia, va bene, ma questo fa parte della saga. Cecilia, certamente. E quindi lo fanno vedere Cecilia abbastanza con i bracci che è muscolosa, no? Si vede che questa donna energica, si vedono i muscoli, fa culturismo, non so. Farà culturismo. Abbronzata e nerboruta, no? Che semmai dice di no a Sarkozy, siccome Sarkozy è il potere assoluto. Ma lui può permettersi che la moglie faccia così, no? E che non vada da Bush per, esatto, per giocare a non so che cosa, e che preferisca andare a giocare a tennis, vabbè. Per così diventa ancora più... Cioè, questa sarebbe la politica, no? La politica presente, cioè. Le valette chambre. Una cosa... E gli intellettuali che... E il nostro amico Goso lì che si innamora di... Per la Ségolène, cioè, durante la campagna elettorale, cioè, lui è partito con la Ségolène. Chi, Levy? Ok, tutte fesserie. Ma anche per Battisti Levy è molto... Andiamo avanti. Sì, Battisti, lì Claudio Magrissi mi pare che per una volta ha fatto un articolo di un certo interesse.
Vabbè, ma, avrebbe bisogno di qualche indicazione, Levi. Se io, quando gliene davo, lui non faceva questi errori. Non abbiamo sempre tempo, no? Mi ha chiamato Marek Alter. Senti, il mio prossimo libro, Chaque matin, je me lève en colère. Questo sarà più o meno il titolo. Se me levano in colère. Vorrei farlo con te, così, capito? Cioè, dopo si accorge che... Allora. Si accorge che pubblicare e cospirare significa che diventa uno strumento di una battaglia intellettuale di grande interesse. E che se pubblica con un editore, Mondadori, così, si va nella, nell'industria, così, ma non avviene niente. Cioè, cosa, vabbè, è una merce, così, non è un libro. Questa è la questione. Con tutto il rispetto, ripeto, Mondadori, cioè, loro fanno, non so, che mestiere fanno. Allora Cristina, una domanda l'ho ricevuta almeno, allora un'altra domanda. Tre domande forse ho ricevuto, tre, quattro. Cristina, prego, dottoressa Borraccino, poi rispondo. Probabilmente lei l'ha già detto, ma la differenza fra voluntas e pervicacia. Bello questo. Perché ho fatto una conferenza sulla pervicacia e non me la ricordo più. Come faccio adesso? Però provo. Poi ancora, perfetto, ho fatto bene a farmi questa domanda. La politica economica è terroristica, no? La politica economica. Maestro. La politica economica è terrorista, no? L'economia politica. L'economia politica. L'economia politica. Ma anche la politica che si fonda sull'economia. Sì, economia politica. Sì, sì. Ecco, quello che sta accadendo oggi con quello che sembra partito dai mutui a rischio, no, dagli Stati Uniti, se lei vuol dire sì, qualcosa. Sì, su questo io ho nozioni molto precise, Però non è master giusto, ma è un'azione molto precisa. Cioè, i primi giorni ero lì a capire, però potrei spiegarvelo com'è questo meccanismo, come si è prodotto. E come sia, tra virgolette, grave, non così. Cioè c'è tutto il tutta la attorno a questo c'è tutto l'erotismo della finanza, perché di questo io non ho mai parlato, l'erotismo della finanza è questo, che non è la finanza, non è la finanza, è l'erotismo della finanza, viene trattato come finanza quello, infatti la finanza sparisce dietro al finanziario. La finanza non conta più, c'è il finanziario. Il finanziario per cui il commerciale non interessa più, l'economico non interessa più. E comunque quella è una nozione, come si è prodotto è molto semplice, ma lo spiegherò, insomma, non è proprio il finale. Poi Cristina, l'ultima domanda, poi vado, procedo, provo. Quello dai brani che ha letto in questi due giorni, non si capisce come dai cosiddetti presocratici, da Gorgia, eccetera, si sia potuti passare con un salto così... C'è qualche generazione? Sì, ma diciamo, e come mai si è imposto questo discorso? Come mai si è imposto questo discorso? E quali sono invece le ramificazioni? Come si è imposto questo discorso? Si è imposto perché Alessandro Magno ha vinto. Ha vinto. Un enorme conquistatore. Ha portato questa scuola di Aristotele in tutto il mondo di allora, con molti centri.
La scuola di Atene, l'Accademia di Aristotele è andata dovunque. E ha lasciato, quindi è andata in Iran, in Iraq, in Siria, in India, dappertutto. E ovviamente anche in Italia. Anche in Israele. La Bibbia viene scritta, riscritta dopo. Allora. Quindi l'unico sarebbe soltanto la Cina estranea a questa... La Cina è una partita che abbiamo analizzato. Sì, ma voglio dire, estranea a questo discorso, sarebbe soltanto la Cina estranea. Ma è in un inghippo totale la Cina, Forse taoismo e confucianesimo è in un inghippo totale, e il buddismo poi che viene dall'India non ha da meno. Queste le abbiamo analizzate, no? sono teorie, e il discorso della guerra... come discorso erotico, l'abbiamo analizzato. C'era un libro che raccoglieva tutti la storia, non c'è sessualità in Cina, è un termine coniato da Freud, quindi diciamo la storia dell'erotismo, la dottrina dell'erotismo, dall'inizio, dai più antichi documenti fino a epoca recente, fino a Mao Zedong. Fino a Deng Xiaoping. Era un libro, c'erano vari libri, ma c'era un libro che raccoglieva proprio tutti questi brani. Ce l'abbiamo analizzato anche quel libro, ma. No, quello che vorrei capire è se lei ritiene giusta questa. E c'è nei miei scritti c'è l'analisi del taoismo. E... Se lei ritiene che ci sia questa contrapposizione tra. La cosiddetta filosofia orientale e il discorso occidentale, se c'è questa contrapposizione. Il discorso occidentale è prevalso. È prevalso anche in Cina, quindi oggi viene riscoperto il taoismo, il confucianesimo, cioè, però come un qualcosa che si innesta con il discorso politico. Il discorso politico è il discorso aristotelico. Mao ha vinto in base al discorso aristotelico. Sì. Non ha vinto dicendo con Confucio e con Lao Tse. Va bene. Però lo so che se voi andate avanti, allora sentiamo Bruni poi basta, perché sto dando risposte spicciole e mi sto sbriciolando. Allora, no, adesso l'ultima domanda a Bruni perché è antipatica, allora prego. Allora, passiamo a questo. Cioè bisogna dire quando una persona è simpatica, bisogna dire che è antipatico. Quando è antipatico è che è simpatico, no? Contrario. Così dice la Lega delle Cooperative. Allora. Sì, lei aveva parlato del a un certo punto quando ci furono i fatti dell'11 settembre, del nesso tra. Cioè la sovrapposizione tra politica e religione, no? E dell'islamismo politico. Allora volevo chiedere, a un certo punto anche la riforma sembra che si affermi, cioè si afferma perché è appoggiata dai governanti, cioè ci sono, cioè, primo il re di Svezia, poi i vari principi tedeschi che decidono se in quegli stati ci deve essere, quale religione ci sarà. Allora sembra di nuovo che la politica e la religione si riavvicinino, mentre per molti secoli c'era stato il Papa, l'imperatore, insomma, il Papa e i vari altri governanti. Allora volevo chiederle come questo poi porti
dato che lei collega la riforma all'illuminismo, come poi porti a questa fusione totale del, a un certo punto non sono più neanche i governanti che decidono quale religione ci deve essere, ma interviene questa nuova idea di Dio che sarebbe la dea ragione. Allora volevo chiederle come avviene questo passaggio. Lo faremo però man mano. Ringrazio. Allora, nella lettera a Oldenburg, nel 1665, Baruch Spinoza scrive: io lascio ognuno vivere secondo la sua complessione, e qui bisognerà verificare in che lingua ha scritto questa lettera, no? In latino all'epoca. Quindi lascio ognuno vivere secondo la sua complessione. Qui bisogna verificare davvero questo significante, se è complessione, oppure se questa piega, no, è presa nell'insieme. Se è presa nell'insieme è assunta. Assunta dal soggetto o assunta appunto o sostanziale. Allora, quindi se io lascio ognuno vivere secondo la sua complicazione, secondo la sua complessione. Lascio ognuno vivere, ma sta a me lasciare ognuno vivere, cioè io lascio ognuno vivere. Io lascio ognuno vivere. Allora, ognuno o ciascuno. Allora, se lascio ognuno, quindi non dipende da me, oppure chi, oppure quale io, chi? Chi dice qui io? Io chi? Io lascio ognuno. Allora io lascio ciascuno. Allora io, chi è? Baruch Spinoza, è lo scrivente, è lo scrittore, è il narratore. Oppure è la voluntas. Allora, c'è coincidenza tra l'io e l'uno? Quindi io lascio. Io lascio ciascuno. Ma ciascuno in che modo, chi può lasciare ciascuno? Allora io lascio. Perché chi lascia desiderare, no? Chi lascia desiderare qui è ciò che lascia desiderare, no? Ciò che lascia desiderare attiene dunque alla frase, quindi alla struttura in cui funziona l'uno. E non è l'io a lasciare, non è l'io, non è lo sguardo a lasciare, perché l'io non lascia, è causa di sapere, ma non è, o causa di desiderio, ma non è
non lascia desiderare, la causa non è ciò che lascia desiderare. Quindi la causa non è la causa, quindi è proprietà dello sguardo, qui non è, non è proprietà dello sguardo, mentre ciò che lascia non è proprietà dello sguardo, è proprietà della struttura in cui funziona l'uno, quindi proprietà della frase. Quindi io qui, io lascio. E io lascio ciascuno, perché ciascuno dunque sarebbe dispositivo della ricerca, qui dispositivo frastico e dispositivo etico. Ciascuno come dispositivo etico, come diciamo dispositivo clinico, no? Nell'intervallo tra il sentiero della legge e il sentiero dell'etica, qui diciamo dispositivo etico. Ma ciascuno dunque, ciascuno già dunque è, come dispositivo, quindi ancora distinto sia dall'io sia dall'uno e dal lasciare, questo lasciare perché c'è lasciare, ecco, c'è un altro lasciare, però c'è un altro lasciare, non c'è soltanto ciò che lascia, ciò che lascia, quindi la castrazione come ciò che lascia godere, no? Sarebbe l'effetto di dispendio, o ciò, o la mancanza, ciò che lascia desiderare. Ma c'è anche un altro lasciare che è lasciare, per esempio, lo specchio che lascia cadere e non perdere. Non lascia perdere, oppure lascia precipitare, ma non rovinare. E quindi, cioè, sarebbe un modo quasi narrativo di assegnare, di constatare una proprietà del sembiante, diciamo il punto di caduta, quindi diciamo che lascia cadere, ma è punto di caduta, quindi è un altro modo di dire punto di caduta. E allora questo sarebbe un lasciare, ma questo significante adoperato in un modo, in un modo narrativo di indicare una proprietà dello specchio, oppure una proprietà dello sguardo. Ma per quanto attiene allo sguardo, dunque causa è provocazione. E possiamo distinguere quindi la provocazione dalla mancanza, che è indice dell'abbondanza. Perché la mancanza a sé dell'uno, quindi è una proprietà dell'uno diviso da se stesso. Quindi l'uno diviso da se stesso non manca di nulla. Allora mancanza, quindi come indice della sovrabbondanza. Allora c'è questo tessuto linguistico
attorno a io lascio, io lascio vivere. Ma io lascio vivere come, io, come sta a me lasciare vivere. Cioè è una possibilità, è una circostanza, è una condizione. Potrei lasciar morire? Allora, io lascio vivere ciascuno, quindi secondo la sua complessione. La causa, che provocazione, che anche condizione della struttura in cui emerge, da cui dipende la complessità, è la voce, non è lo sguardo. Quindi è il lui, non è l'io. Non è l'io. Allora io lascio ciascuno vivere secondo la sua complessione. La complessione è di ciascuno, allora se è statuto, se è dispositivo intellettuale, non è provvisto di complessione. E non c'è un soggetto della complessità, allora perché è soggetto più della complicazione, che assume la piega. Ma perché assume la piega, quindi dipende sempre com'è che il soggetto può assumere la piega soltanto perché la piega viene attribuita all'uno. Allora io lascio ciascuno vivere secondo la sua complessione e io consento, quindi io consento. E qui io consento che coloro che lo vogliono muoiano, quindi io consento che coloro che lo vogliono muoiano. Dunque, io lascio vivere o lascio morire? Ripeto, noi l'abbiamo letto e quando abbiamo letto dice che bello, eravamo pronti ad applaudire, no? Ma leggiamo. E io consento che coloro che lo vogliono muoiano. Beh, quindi chi vuole muore. Chi vuole vive. È chiaro che non è la voluntas, ma è la volontà del soggetto. È la voglia. Chi ha voglia, chi ne ha voglia muoia, chi ne ha voglia viva. Avere voglia. Avere la volontà. O avere il desiderio. Coniugare la volontà, coniugare il desiderio, quindi volere o desiderare. E allora qui chi desidera, chi vuole. Io consento che coloro che lo vogliano muoiano. Muoiono per un fine. Muoiono per ciò che credono essere il loro bene. Quindi hanno come finalità un bene, quello che credono sia per loro il bene. Quindi muoiono per un bene ideale,
ma magari errato, limitato, finito, un bene finito, anziché un bene infinito. Un bene finito, rifinito, raffinato o un bene sfinito, un bene confinato. Io consento che coloro che lo vogliono muoiano per quello che credono sia il loro bene. Quindi il loro bene può essere un animale, una merce, una bandiera, un lenzuolo o un fazzoletto. Ho un'idea per cui valga la pena di morire, un'idea che valga la pena di morte, che valga la morte come pena. E quindi che valga l'esecuzione della pena di morte, l'azione che deve eseguire, l'azione volontaria che deve eseguire la pena di morte. Io lascio ognuno vivere secondo la sua complessione e io consento che coloro che lo vogliano muoiano per quello che credono sia il loro bene. Si arrangino. Io lascio e consento. Lascio vivere e consento di morire. Non lascio morire propriamente, ma consento. Quindi io potrei non lasciar vivere e potrei non consentire. Quindi per vivere viene chiesto a me se lascio o non lascio vivere. Per morire mi viene chiesto se io consento o no. Io consento o no? Io consento che coloro che lo vogliano muoiano per quello che credono sia il loro bene. Il loro bene non è il bene, è il loro bene, quello loro. Anzi, per dirla alla Brianzola, il loro di bene. Io lascio ognuno vivere secondo la sua complessione. Io consento che coloro che lo vogliano muoiano. Voler vivere, quindi voler morire. Qui non c'è il voler vivere, c'è il voler morire. Non dice io consento che coloro che lo vogliano vivano. Vivano per quello che credano sia il loro bene. No. Non dice questo. Io consento che coloro che lo vogliono vivano per quello che credono sia il loro bene. No, io consento che coloro che lo vogliono muoiano per quello che credono sia il loro bene. Quindi sembrerebbe una sentenza ferma, stabile, definita.
Eh no. A una condizione. Purché? Quindi io lascio vivere ognuno secondo la sua complessione. Purché? Io consento che coloro che lo vogliono muoiano. Quindi c'è il voler morire. La volontà di morte come volontà di bene. Io lascio ognuno vivere secondo la sua complessione e io consento che coloro che lo vogliano muoiano per quello che credono essere il loro bene. Purché mi sia permesso, qui bisogna analizzare perché i significanti sono essenziali, io consento e a me viene permesso. Consenso in un senso e permesso nell'altro. Purché a me sia permesso di vivere. Io consento di morire purché mi sia permesso di vivere. È un bello scambio, Tu puoi. Tu puoi morire purché io possa vivere. È uno scambio delle possibilità. La possibilità di morire contro la possibilità di vivere. La volontà contro la volontà. Il soggetto contro il soggetto. Ma è un capitolo questo, quello del soggetto, nella dottrina di Spinoza. Substantia, sostanza e soggetto. Io lascio ognuno vivere secondo la sua complessione e io consento che coloro che lo vogliano muoiano per quello che credono sia il loro bene, purché mi sia permesso, purché sia per, mi sia permesso a me, mi sia, cioè qui è, la traduzione sarà francese, quindi loro travolgono tutto. Andiamo a verificare, perché in latino magari verifichiamo, però qui tradotto, è passato in francese così. Purché mi sia permesso a me, purché mi sia permesso a me, due volte, non purché mi sia permesso, o sia permesso a me, purché mi sia permesso a me, purché mi sia permesso a me, attenzione perché potrebbe essere a un altro, purché mi sia permesso a me, virgola, poi a me, virgola. Perché avrei potuto dire purché sia permesso a me, oppure purché mi sia permesso. E sono varianti, si è permesso a me, quindi non c'è modo di sbagliare, si è permesso a un altro, purché mi sia permesso. Cioè va da sé, mi sia permesso, visto che ci sarebbe questo corpo a corpo, questo testa a testa, questo tette a tette. Il tette a tette. È il tette a tette della morte o tette a tette della vita?
Una testa contro una testa. Un teschio o una testa. Purché mi sia permesso a me di vivere per la verità. E qui quale verità? Vivere per la verità. La verità è la verità come causa. La verità come causa finale. Nessuna causa di verità. Quindi senza la voce. Mi si è permesso di vivere senza la voce. Per la verità. E non nella in una vita dove la verità sia condizione, dove la causa di verità sia condizione, non la verità, la causa di verità sia condizione. Io lascio ognuno vivere secondo la sua complessione e io consento che coloro che lo vogliano muoiano per quello che credono nel loro bene, purché a una condizione, alla sola condizione che mi sia permesso a me di vivere per la verità politica. E questo vivere per la verità ha tutta una dimostrazione. È una memorazione, una rimemorazione, una riproduzione economica. Quella che possa costituire il colmo dell'economia della rappresentazione. Volontà e intelletto. La volontà politica. Se il fantasma materno si erige a sistema, e anche nel caso di Spinoza di questo che si tratta, pervicacia è un appannaggio, il fantasma di padronanza, quindi della voluntas. Anche questa è economia politica. Anche questo è terrorismo politico. Allora, se il frutto della politica altra, della politica del tempo, della politica in spaziale, e l'auditorium
qual è il dispositivo? Che può instaurarsi con, in questo caso, gli amministratori, più che i politici, no? Con i politici come amministratori. E come nel caso dei medici. Dei giuristi, solo che i medici e i giuristi sono consulenti, no? Sono consulenti. Gli amministratori non sono propriamente consulenti. Peraltro il consiglio risulta inassegnabile a uno statuto sociale. Fra il diritto dell'altro e la ragione dell'altro, il consiglio è come il giudizio, una proprietà dell'impresa temporale. Proprietà dell'impresa temporale. La fantasmatica di chi va da un medico o da un avvocato o da una fiscalista è quella che riporta la mitologia medica, la mitologia giudiziaria, la mitologia contabile. Ma può risultare che chi si trova nella chi è dunque amministratore può trovarsi in questo fantasma materno, fantasma di padronanza, attinente al discorso politico, oppure no. C'è anche questo. E allora in questo caso, diciamo, nel medico c'è ascolto, c'è la parola, c'è l'ascolto. Con l'amministratore interviene la parola, interviene l'ascolto. Con l'avvocato, no? Se anche quell'avvocato dice no, qui la causa la faccio io, lei fa come dico io. Il medico dice qui la cura la stabilisco io, lei fa quello che dico io. E quindi la parola viene tolta, no?
così insomma, il commercialista che viene consultato, qui facciamo come dico io, ma l'impresa veramente, qualche nozione dell'impresa potrei averla anch'io, no? No, ma questa è la contabilità, ma l'impresa dovrebbe avere a che fare con la questione di contabilità rispetto a questa impresa, non in generale, ideale. Cioè la questione è quella come instaurare il dispositivo di parola. E certamente il tiro alla fune o il presunto